Ciao a tutti e bentornati su 3D Craft. Oggi scopriremo insieme qualcosa di un pochino diverso dal solito. Infatti sono stato invitato dalla ditta ShareMind, rivenditore ufficiale Artec, per vedere in anteprima il primo scanner 3D micro arrivato in Italia. Questo scanner desktop automatizzato è in grado di scansionare oggetti molto piccoli con un livello di dettaglio altissimo. A tal proposito, come state vedendo dai video, sto preparando un oggetto dalle forme molto complesse per vedere come si comporterà lo scanner, ma andiamo a scoprirlo insieme. Ciao Pietro, come stai? Ciao Emanuele, ben arrivato. Grazie. Vabbè, ho trovato poco traffico. Ho una traduzione di un manuale per Artec. Ok, senti, sei sempre preso dalle tue mille cose? Sempre preso, come vedi, da tutto l'ambiente intorno. Va bene, senti, adesso metto a posto due cose e cominciamo. Benissimo. Allora Pietro, intanto grazie per averci invitato e per avermi invitato. E raccontaci un po' di te, dici quello che fai, le tue mille idee che io già in parte un po' conosco. Dici un po'. Ma non c'è molto da dire da un punto di vista temporale. Io sono sostanzialmente un fossile in questo settore della grafica 3D e in generale della grafica. Me ne occupo da 40 anni. In realtà, dal momento che comunque siamo in un campo legato all'innovazione tecnologica, in qualche modo non si invecchia mai quando si fanno nuove scoperte. Io so che tu vendi prodotti Artec, raccontaci un po' di questa azienda, che cosa fa, come è nata, sono curioso. Ma è un'azienda relativamente recente, che è nata nel 2007 e ha presentato il primo prodotto l'anno successivo. È un'azienda fondata da un gruppo di ingegneri russi, si è però rapidamente trasferita in Lussemburgo come stabilimento di produzione ed è un'azienda che è caratterizzata dalla continua presentazione con una frequenza di uno ogni due anni di nuovi modelli di scanner che decisamente si sono distinti soprattutto per le loro caratteristiche di ergonomia e semplicità d'uso. Inizialmente, almeno nell'arco dei primi anni, la Artec ha acquisito notorietà per la produzione di scanner handheld, quindi degli scanner a brandeggio manuale che hanno un aspetto simile a delle telecamere portatili. Questo è stato un po' il prodotto che ha distinto l'azienda. Negli ultimi anni sono stati sviluppati degli scanner anche desktop e degli scanner di lunga portata, degli scanner laser di lunga portata per l'acquisizione di grandi oggetti. A tal proposito so che oggi ci hai invitato a farci vedere qualcosa di particolare, diciamo. Lo scanner che vediamo oggi è l'ultimo nato in casa Artec ed è uno scanner desktop di grandissima precisione, si chiama Micro, il nome dice un po' tutto, è uno scanner che può raggiungere un'accuratezza di 10 micron ed è destinato all'acquisizione di oggetti particolarmente piccoli, fino ad una lunghezza di circa 9 cm. Ha una caratteristica assolutamente singolare, come potremo vedere, è totalmente automatico. Allora, questo è un pannello di calibrazione che si utilizza quando lo scanner viene spostato ed è protetto da una cover di silicone. E qui troviamo dei distanziatori, sono magnetici e si possono montare l'uno sull'altro per elevare o ridurre la distanza dell'oggetto dallo scanner. Su questa base si può montare questo morsetto che permette a sua volta sia di fissare dei pezzi di una certa grandezza, dei modelli di una certa grandezza, sia di montare questa base magnetica sulla quale è poi possibile installare questo piccolo morsettino per oggetti particolarmente piccoli che è magnetico. In aggiunta a tutto questo ci sono degli sticker di plastilina sostanzialmente
che permettono di fissare degli oggetti con delle forme particolari e una serie di ulteriori viti di ingaggio che si possono montare in questi fori filettati per pinzare un qualsiasi altro oggetto. E questo scanner ha un suo software proprietario oppure si può usare con qualsiasi cosa? No, viene fornito con un software prodotto da Artec che peraltro è un po' il suo punto di forza, nel senso che questo software è particolarmente semplice e permette la programmazione di traiettorie di scansione che risultano particolarmente utili quando viene acquisita una collezione di oggetti, ad esempio monete, piuttosto che oggetti con particolari caratteristiche meccaniche. Quindi in sostanza l'utilizzatore può usare dei percorsi di scansione già predefiniti, orientati ad oggetti piccoli, piccolissimi, più o meno complessi, o crearsi il suo proprio percorso di scansione per degli oggetti che abbiano delle caratteristiche particolari. Il software, come ripeto, è il punto di forza di questo scanner e permette di impiegare anche tutti gli altri scanner Artec, quindi chi utilizza questa linea di prodotti non ha la necessità di dover imparare ad utilizzare diversi software a seconda dello scanner che utilizza e può impiegare nell'ambito dello stesso progetto materiale acquisito con i diversi tipi di scanner e fonderlo in un unico modello. Quando ho ricevuto il tuo invito io ho pensato di stampare un oggetto un po' particolare, un po' cattivello da scansionare e a questo punto te lo do e proviamolo. Sì, devo dire che sicuramente è abbastanza intricato questo oggetto. Vediamo come se la cava lo scanner micro. Va bene. Ok, quindi questo è il famoso software di cui mi parlavi, giusto? Sì, questo è il software Artec che sicuramente si distingue nello scenario dei software per scansione 3D per la sua assoluta semplicità. Ecco il mio oggetto in webcam. Sì, l'oggetto viene inquadrato dalla telecamera dello scanner ed è possibile regolare la luminosità in maniera che non ci sia una sovraesposizione. Possiamo scegliere fra diversi profili di scansione, nel nostro caso scegliamo un profilo di piccoli oggetti complessi. Ah, e vedi in tempo reale le cose che vengono acquisite intanto sì. Nei vari fotogrammi? Sì, vediamo in tempo reale un'animazione in realtà della scansione che corrisponde a tutti i movimenti che lo scanner effettua e ai fotogrammi che vengono man mano aggiunti in base alla posizione che l'oggetto ha assunto. Il processo è molto veloce e come possiamo vedere ad ogni movimento si aggiungono delle superfici che possono venire riprese da quella particolare angolazione. Ovviamente avendo tutte queste angolazioni di ripresa anche questo oggetto che è abbastanza difficile, che ha molte insenature, riesce a essere scansionato sostanzialmente. Ma speriamo, questo ce l'auguriamo, è sicuramente una bella prova per questo scanner, l'oggetto è davvero molto complesso. Al termine della scansione possiamo utilizzare alcuni strumenti per eliminare i frammenti indesiderati, parti dello staffaggio ad esempio. Però vedo che ci manca un pezzo che corrisponde alla pinza dove era appoggiato l'oggetto, come facciamo? Sì, quella zona viene rimossa, si capovolge l'oggetto, cioè lo prendiamo con la pinza dal lato opposto, facciamo una seconda scansione e poi montiamo le due scansioni insieme. E a questo punto però le due scansioni bisogna fonderle insieme e allinearle anche. Ecco, in realtà prima bisogna allineare le due scansioni
Il software provvede diverse modalità per realizzare l'allineamento, di cui una, la prima che possiamo vedere, è totalmente automatica. Ecco, questo è il risultato dell'allineamento, che come vediamo è molto accurato, i due modelli sono perfettamente sovrapposti l'uno rispetto all'altro. Impressionante. Se non dovesse funzionare l'allineamento automatico, ci sono anche altri metodi? Sì, ci sono altri metodi, innanzitutto quello manuale, cioè posso muovere il modello, farlo ruotare e spostare fino a farlo coincidere anche in maniera grossolana con l'altro modello da allineare, e a questo punto il software calcola, sempre riconoscendo alcune caratteristiche geometriche, qual è la posizione ideale per far coincidere i due modelli. E quindi il risultato è come quello che abbiamo visto prima. Ok, quindi adesso noi abbiamo allineato le due scansioni, però non ho ancora il modello finito. Cioè, come faccio ad avere un modello unico? Sì, in realtà appunto quello che stiamo vedendo non sono modelli, ma sono scansioni, cioè tutti i fotogrammi che abbiamo acquisito insieme. Dobbiamo quindi fare il post processing di questo materiale accedendo al pannello strumenti ed eseguendo prima la registrazione globale, che migliora ulteriormente l'allineamento delle scansioni. Al termine della registrazione globale passiamo alla fusione. Questa operazione elimina tutti i dati ridondanti e costruisce un singolo unico modello. Possiamo decidere la risoluzione e nelle opzioni fare in maniera che il modello risulti completamente chiuso. Questo è il risultato della fusione, e un modello ultimato, completamente chiuso, con la risoluzione desiderata, quella che noi abbiamo impostato. Beh, chapeau, ha vinto lo scanner. Questa volta pare di sì, pare che abbia vinto lo scanner. Il modello può essere naturalmente importato in altri software, possiamo vederlo, se vogliamo, animato con ZBrush in un'animazione turntable. Pietro, io ti ringrazio per averci fatto vedere qualcosa di così unico. Se mai avessi voglia di rinvitarci, noi verremmo sempre volentieri. Assolutamente, assolutamente, potremmo vedere la prossima volta l'altro recente prodotto di Artec, che è l'Artec Leo. Ok, ti ringrazio, alla prossima. Ciao. Grazie della visita.